e si morì, ma nato un fiore e nato stemmia, tu sarà libertà. E a un certo punto questa bestemmia si trasforma in preghiera, e una preghiera sarà libertà. E vedo questi alcuni che cominciano a cantare in questo modo. E dico, ma aspetta, ma che cosa, com'è possibile, che significa se muoio menate un fiore e una preghiera? Prima cosa, la preghiera non si mena. Quindi chi ha scritto questa cosa? Il falsificatore è un personaggio che non ha molta dimestichezza con le immagini e con la grammatica, no? Mena la preghiera. E poi io rivendico di aver scritto menate un fiore, una bestemmia, innanzitutto perché avevo bisogno di una parola forte alla fine di questo pezzo, e perché poi per Mico Nanco, che è stato sparato, lui può solo chiedere ai suoi contemporanei di bestemmiare la libertà che hanno portato i piemontesi, non di pregare per una libertà. Io in quel periodo ero molto legato a Fabrizio De André, ma lo sono tuttora, abbiamo anche vissuto delle avventure insieme, e lui diceva, avrebbe detto bestemmia, no? Di André. E quindi è sotto un giallo, perché su alcuni libri, tra cui qualche libro che ti sarà aperto davanti agli occhi, c'è scritto preghiera, e io ho dovuto scoprire chi è che aveva fatto tutto questo. Allora, quello che ha fatto, tutto questo, è una persona simpatica, che fa parte dei comitati polmonici di Gaeta, e si chiama Antonio Ciano, il quale conosce Ciano. Allora, Antonio, una volta io attraverso, perché cosa è successo? Che molti dicevano che Brillante Samore era un canto dell'Ottocento, e lui c'era scritto sui libri, io l'ho scritto nel 1980, e mi sono visto trasportato 150 anni prima, era una vertigine, no? E ho detto, ma come che questi dicono che è dell'Ottocento? Ma Enzo Matarazzo, che tu hai citato, ha incominciato ad alzare la voce, ha detto, ma qualcuno di voi c'ha uno straccio di documento che dica questo, e nessuno ce l'aveva ovviamente. E io a quel punto ho detto, vabbè, devo essere da solo a capire com'è successo che molti testi hanno cominciato a pubblicare il testo con la parola preghiera alla fine, non solo quella, ma anche un combattimo con il Borbone, eccetera, e datarlo 1800. Dico, bene, voglio vedere chi è che ha avuto il coraggio di scrivere questo canto. E sul libro I Savoia e il Massacro del Sud di Antonio Ciano c'è scritto che all'alba dell'eccidio di Ponte Landolfo dalle montagne si levava il canto Brigante se muore. Allora dico, finalmente una notizia, Ciano mi dice che la mia canzone è stata cantata a Ponte Landolfo nel 1861. Vi assicuro che vedere leggere vedere scritto questo, a un certo punto pensavo, ma forse c'ha ragione, c'ha un grande, però se lo sognate, vabbè, niente, comunque il telefono ad Antonio Ciano, tu lo conosci. Lo conosco benissimo, è stato il colpevole del motivo per cui esistono i comitati del Giro, perché solo è stato il primo in una lunghissima serie. Allora, tutti i comitati delle due Sicilie sono nati sul libro di Ciano, che dice che Brigante se muore del 1862. Quindi io mi trovo tutti i comitati di Don Borbone, che gli devo spiegare. Allora, i Briganti adesso faremo omaggio del libro in cui dirò, alla fine ho chiappato Ciano, è simpaticissimo. Ho detto Antonio, perché lui mi disse, la fine è Gaeta, devo fare un concerto, così non c'è scusa, mi è lui da soli. Mi disse Antonio, che combinato? E lui ha abbassato lo sguardo, dice, perché aveva capito, dico, ma come tu vai a scrivere? E dice, ma io l'ho fatto per una causa, ma fai a me questo, perché praticamente tutti sono convinti che sono un ladro che si è rubato, ma non sono più interessato. Quindi è venuto fuori, visto che stavano le persone un po' marivore, però comunque oneste, ci hanno confessato. Però a te non te l'ha detto. No, non l'ha detto. Ci hanno confessato, ma l'ha detto solo a me, non l'ha detto a loro. Quindi ogni, come dire, a chiunque incontro devo raccontare ancora questo fatto, chissà per quanto tempo. E comunque chiudo, volevo dirti uno che fa un pezzo da una ventina d'anni fa, che saluta i migliori musicisti napoletani. Non poteva non scrivere canzoni per questo tempo. Grazie ancora.
per errore, così è stato detto dai bollettini dell'epoca, è partito un colpo alla gola e alla lucizia. E questa è la prima, diciamo, morte. La seconda è quella per cui non se ne è parlato più. E quindi io, diciamo, sottolineo questo, Vincolanco deve morire. Poi, chi è Vincolanco davvero? Cosa ha fatto nella sua vita? Perché queste sono cose che lasciamo, cioè noi non facciamo trattati né di storia o di filosofia, si fa una canzone che è un'immagine, un uomo che nasce pregante, se muore Vincolanco deve morire e così via. Però penso che i briganti oggi sono tutti quelli che scelgono una tamorra al posto di un uno strumento che non appartiene alla loro tradizione, cioè loro fanno un gesto rivoluzionario forte, importante. Ogni bambino di 10 anni che ce ne sono tantissimi oggi, questi sono fuori della logica di business internazionale, sono dei briganti. Per ricordare che sono 150 anni.